Salve a tutti. Dunque, riprendiamo con sentimenti un po' contrastanti, da un lato la gioia di riprendere, ma dall'altro la fatica di farlo in queste accidentatissime condizioni, sia individuali che purtroppo collettive. Il ciclo di poesia contemporanea presso il teatro, il Circolo Teatro, l'affratellamento di Ricorbole a Firenze, che vorrei nuovamente ringraziare. Dopo la ormai remota prima tappa con inaugurazione, diciamo, con la memorabile opera di Daria Gigli, un'altra opera al femminile è quella con cui vorrei oggi continuare, e cioè i Doppi Nodi, che sono che è il titolo della terza opera poetica di Maria Beatrice di Castri, che oggi è per fortuna con noi in distanziata presenza in questo desertissimo luogo. Grazie Beatrice di Grazie a essere voi, qui. naturalmente, grazie al Circolo dell'Affratellamento, grazie a Lorenzo che oltre ad aver scritto una bellissima prefazione a questa mia raccolta è oggi qui, insomma, a presentarla e a introdurla, pur con questa modalità che... Che è quello che è, ma non è colpa nostra, come è noto. Dunque, per l'appunto, io ho già commesso la prefazione di questa opera che mi era piaciuta, diciamo, d'emblée, di cui ho seguito un pochettino anche non la gestazione testuale, ma la organizzazione testuale e peritestuale anche della bella copertina chagalliana, come avete visto, di cui magari tra poco chiederemo conto anche all'attrice. Questo è un po' imbarazzante perché quando uno ha scritto, soprattutto un testo a carattere, diciamo, pseudo-saggistico come una prefazione, se poi ulteriormente appulcra parole su quello che ha già scritto, forse era meglio che non scrivesse affatto. Quindi io sarei tentato di non svolgere il mio abituale ruolo critico e rinviarvi alla prefazione, o addirittura leggerne alcuni passi. Però non posso non dire che si tratta di un testo a carattere autobiografico, anche se è un'autobiografia molto sui generis e molto, come dire, accidentata, difficile, conquistata, vedremo poi molto più aperta all'altro che non incentrata, questa almeno è la opinione, la percezione che ne ho avuto io sull'io lirico o per l'appunto biografico. Ma siccome queste impressioni addirittura possono essere fallaci, chiediamo subito all'autrice per cominciare come è nata questa raccolta e se è corretta l'impressione che io declinavo nella prefazione dicendo che c'è un filo d'ali, questa è una citazione da un bellissimo testo su cui forse torneremo in conclusione, che lega testi che sono però testi autonomi, gemmati ciascuno a suo tempo e in propria distinta occasione. E questa tra l'altro è una cosa, una caratteristica comune con il libro che abbiamo presentato la scorsa volta, non tanto un libro monotematico concepito come tale, ma per l'appunto una collana parzialmente antologica, autoantologica. La mia ipotesi è che forse è un tentativo di dar voce a ciò che ancora vincola l'autrice ai luoghi e alle persone che ne hanno improntato fin qui l'esistenza. Doppi nodi, per l'appunto, double bonds, ora emergenti, ora reconditi. Setacciarli e disporli uno accanto all'altro, uno di seguito all'altro, scanditi da un'accidentata prosodia, perché c'è un lavoro molto serrato sul verso, che non è più il verso tradizionale, ma che da esso muove e ad esso spesso ritorna. Però c'è anche un ritmo, una prosodia della sequenza dei testi, del testo lungo che si alterna al testo breve, del testo con la metrica più scandita che si alterna a quello con la metrica più
più discorsiva e dilatati da una cornice di silenzio. Questa è cosa ovviamente che nella grafica delle poesie moderne non c'è bisogno, nella grafica moderna delle poesie non c'è bisogno argomentare. Questa è un'opera che io definivo nella prefazione necessaria, ma anche necessariamente fallace. Dunque, è un'impressione giusta oppure è nato in modo del tutto diverso questo libro? No, allora, sicuramente si tratta di poesie, come tu hai scritto nella prefazione, gemmate, molto bello questo verbo che hai usato, ciascuna anche da un'occasione specifica. È anche vero però che rimettendole insieme si possono rintracciare appunto una serie di fili conduttori che poi sono quelli che io ho cercato anche di sistemare, tra virgolette, nelle diverse sezioni. E il titolo appunto Doppi Nodi riflette un po' l'ambiguità anche, no, di questi nodi, perché doppi nodi, allora io per tutta una storia personale, su cui magari dopo possiamo anche eventualmente dire qualche cosa di più anche attraverso la lettura dei testi, io ho comunque delle doppie radici, i Borboni e gli Asburgo che vengono citati fra l'altro nel testo, Nel diciamo, primissimo sono nel testo, se non primissimo sbaglio. testo, no? Perché appunto nata a Firenze da padre partenopeo, da padre napoletano e madre bellunese, quindi provincia di Belluno, Alto Veneto, vicino alle montagne, insomma, no? Quindi c'è questo tema della doppia radice che ha condizionato in maniera molto forte la mia esistenza. Ma poi i doppi nodi alludono in qualche modo anche al concetto di doppio legame, no? Che si usa anche in psicologia, in sociologia, no? Quindi rimanda anche un po' a tutta una tematica anche di comunicazioni distorte, di difficoltà che hanno avuto a che vedere effettivamente anche con la mia storia personale, in particolare con la mia infanzia, ma anche in seguito. Però i nodi sono anche qualche cosa di positivo da un altro punto di vista, cioè il nodo è contemporaneamente ciò che trattiene, ma anche ciò che dà garanzie, no? Ciò che E lega quindi ciò che all'altro. lega all'altro, no? E quindi diciamo così, è un titolo che non è sicuramente un titolo che rimanda ad una risoluzione, questo no, tutt'altro. È un titolo che rimanda comunque a tutta una serie di questioni aperte, dove però, diciamo così, si può iniziare in qualche modo, forse anche grazie proprio all'attività poetica, che è comunque anche un modo per vivere, non è semplicemente così una giunta, e se integrazione è comunque integrazione necessaria, almeno per me lo è. Ecco, si può cominciare a lavorare su questo. Si può cominciare a Quindi può anche scandagliare contribuire a sciogliere qualche e anche contribuire a nodo, sciogliere immagino. qualche nodo o a rafforzarne qualche Ok. altro, no? Quindi a capire quali sono i nodi da sciogliere, forse anche nodi gordiani che vanno a un certo punto tagliati e quali invece sono i nodi da rafforzare. Quindi è un titolo aperto, per così dire. Ci sono rapporti con le raccolte precedenti? Così. Allora, intanto diciamo che l'attività poetica per me è stata un'attività che io a fasi alterne nella vita ho sempre un po' praticato, insomma, no? Vivendola anche con un certo pudore. È soltanto da alcuni anni a questa parte che sono riuscita in qualche modo invece a tradurre queste poesie anche in una forma di comunicazione verso l'altro, no? E quindi appunto a pubblicarle, a farle leggere e così via. E quindi io avevo pubblicato tanti anni fa una piccola raccolta che è rimasta sostanzialmente molto sottaciuta, di cui però si ritrovano anche degli elementi in questa raccolta, soprattutto diciamo nelle poesie dove è più forte anche proprio la forza, l'incisività del reale, no? Che provoca reazioni, che provoca emozioni molto forti e così via. E poi invece la raccolta che ha avuto una maggiore, diciamo, diffusione è stata una raccolta incentrata sulla figura di mio padre, Il sudario il di sudario Laerte. di Laerte, sì, che è stato un po' il modo attraverso il quale io ho elaborato la malattia di mio padre, che aveva una grave forma di demenza vascolare, per cui insomma una malattia degenerativa, e poi la morte di mio padre, insomma il lutto per mio Magari padre. spiegalo cos'è questo sudario di Laerte, perché tutti conoscono la tela di Penelope, ma non Esatto, tutti. sanno che la tela di Penelope, diciamo che quindi quel
quel dispositivo che lei mette in atto per rimandare il matrimonio, no, con i proci, il pretesto che lei trova, no, per cui tesse la tela e poi la notte la disfa, lei dice essere il lenzuolo funebre che dovrà avvolgere un domani il suocero Laerte. E quindi io ho preso a prestito appunto questa immagine, no, per indicare un po' questa mia tela di parole che doveva servire in qualche modo anche a elaborare un lutto che in realtà per me era stato un lutto in qualche modo Dilazionato anticipato, proprio. dilazionato nel tempo, no? Perché prima incentrato sulla perdita della persona, insomma, no? Dovuta appunto a questa demenza molto grave, e poi il lutto vero e proprio. E fra l'altro mio padre, diciamo, ora al di là della malattia e della morte, è stata una figura, come dire, centrale un po' nella mia storia, nella mia formazione e anche nella formazione, per così dire, degli archetipi, no? Cioè, quindi io ho avuto un padre potente, di cui tra l'altro si vedono tracce Si vedono tracce anche anche. qua, e infatti potremmo cominciare con forse una lettura di Via 20 Settembre, dicevamo, Sì. giusto? Avete visto poi quanto vivo è Omero, né? Già l'altra volta con Daria Gigli ci siamo resi conto che l'educazione in genere, e educazione classica in specie, lungi dall'essere un relitto, ci aiuta a vivere anche le tragedie necessarie della nostra vita, ad esperirle, non so se più o meno pienamente, più o meno tragicamente, ma certamente in modo altro che se non ce l'avessimo. E non è dunque la cultura un orpello della poesia, ne può essere materia. Questa leggo io? Sì, leggila Dai, pure. questa leggo io. Via 20 Settembre. Mio padre nutriva la solitudine che gli cresceva dentro nella coazione identica a ripetere i commiati, la scarpetta nel piatto, le note al pianoforte, la piega dei calzoni, e gli faceva eco la mite equivalenza delle strade di cui tutto esplorato riteneva, tutto amato. La solitudine, solitudine degli sradicati, la calamitava negli altri, la spogliava memoria dopo memoria, come si fa nel letto con le vesti, amante sola amata d'orgoglioso pudore. Ora, nel protrarsi dell'estate, ribollono inarcate le radici delle piante seppellite, spaccano ove cammino i marciapiedi, paiono schiumanti pinne di balena a pelo di tempesta. Bellissima lettura, complimenti. Bellissima poesia per l'appunto, e su cui vorrei che ci dicessi qualcosina di più a proposito di come quasi delle fortuite occasioni della Sì, vita eh sì. quotidiana possano ridestare non ricordi, ma presenze così decisive. Sì, allora, è una poesia che è nata, diciamo così, da un cortocircuito di diverse sensazioni. Diciamo che lo spunto iniziale è quello che viene collocato un po' alla Gli fine ultimi della versi, poesia negli ultimi immaginavo. versi, no? Dove io appunto passeggiando per via 20 Settembre notavo che le piante stavano praticamente dissestando i marciapiedi, no? Un fenomeno che è dato osservare abbastanza frequentemente qui nella nostra città e non solo, no? E quindi mi tornava fuori contemporaneamente questa riflessione sulla forza delle radici, e contemporaneamente però appunto il cortocircuito con la biografia di mio padre che a Firenze per un lungo periodo ha abitato in via 20 Settembre. E d'altra parte via 20 Settembre è anche una via in cui da che appunto mi sono trasferita nel quartiere di Rifredi mi capita spesso di percorrere, no? E che ripercorrevo tra l'altro anche con mio figlio appena nato quando ci eravamo appena trasferiti.
e figlio che tra l'altro è nato 10 giorni prima che morisse mio padre, no? Quindi anche lì questo cortocircuito nuovamente, no? Tra nascita e morte che ha caratterizzato un po' anche la mia autobiografia, quella vera oltre che quella impossibile, tra virgolette, della poesia. E poi naturalmente accanto a questo abbiamo una serie di ricordi, di frammenti anche, no? Di quelle che erano un po' le caratteristiche di mio padre, a partire diciamo dai riti quotidiani, no? Quindi la scarpetta appunto nel piatto, le note al pianoforte, questi calzoni molto particolari che lui aveva, sempre con la piega rigorosamente stirata. E anche un po' questo tema dello sradicamento, no? Mio padre appunto faceva parte un po' di quella fitta schiera di napoletani o in genere di meridionali che si sono trasferiti al nord e che si portano dentro un senso molto forte di sradicamento, un senso anche di colpa per avere in qualche modo tradito le radici e al tempo stesso anche però la consapevolezza dell'impossibilità di tornare, no? Perché comunque troppa la distanza, troppe le difficoltà e così via. Quindi sì, è una poesia che è un po' un concentrato di tante sensazioni e anche di tanti frammenti, di tanti momenti. Bello, molto bello questo. Mi fa pensare ad Alfonso Gatto dal lato Eh sì, paterno, naturalmente, certo. dell'emigrazione, anche se non Grandissimo è arrivato poeta, così al peraltro. nord, però. Eh sì. Ed anche a Caproni, anche se a parti invertite, nel ritrovare proprio negli accidenti della città, una figura genitoriale così forte. Dunque, hai parlato di autobiografia impossibile, in effetti questa era una delle mie chiavi di lettura nella prefazione, in cui dicevo, certo, il Novecento ci ha abituati ad autobiografie trasposte, parcellizzate, a una ricerca del sé in più di un senso postumo, cioè di un sé in cui non si crede più tanto, perlomeno non come unitarietà e non come costanza identitaria. Tuttavia, non sarà facile, ricompitando tradizioni remote e recenti, queste le tradizioni remote e recenti, magari farai qualche considerazione dopo a parte, che l'autrice sussume in intimo dialogo, questo è molto evidente, ci sono citazioni esplicite e molte altre sottotraccia, reperire un'autobiografia lirica tanto proiettata verso l'altro, verso gli altri, e infatti è anche la dedica, è dedicata a tutte le persone di cui è popolato questo libro, e in effetti fra nodi sciolti, relazioni finite, riprese, riannodate, devo anche a loro i miei versi, si dice qui, dove io sono stato molto incuriosito dall'anche, devo dire, a chi, oltre che a loro, che costituiscono sicuramente il tramite attraverso cui si tenta di stabilire un mobile, non soltanto temporaneo, ma proprio mobile nel corso della lettura, della raccolta, autoritratto. E a seconda persona ci sono molti tu diversi. E la terza persona, soprattutto in tre sezioni su quattro nettamente, prevalgono sulla prima del singolare, che secondo me è un buon segno in poesia, non parlare solo di sé o perlomeno parlarne offrendosi agli altri, specchiandosi anche conflittualmente nell'altro. E questo appunto si riannoda anche a una domanda che ci forniva la nostra sensibilissima e dottissima lettrice, la professoressa Mecatti, la quale chiedeva anche qual è la componente necessariamente egocentrica della scrittura, soprattutto della scrittura naturalmente del sé, eccetera, oppure invece l'esperienza lirica è trasparente, onesta, aperta all'altro, eccetera. Quindi giro questa domanda doppia, no? Quella della Francesca e quella mia implicitamente formulata qui nella prefazione. Due domande, come dire, piuttosto impegnative, naturalmente. Allora, la domanda sull'anche, per partire dallo spunto più facile, no? Allora, devo anche allora i miei versi, cosa vuol dire? Allora, la poesia scaturisce sempre, dal mio punto di vista, da degli incontri, da delle alchimie, no? Quindi c'è una realtà che in qualche modo provoca, crea emozioni. E c'è naturalmente un io lirico e c'è soprattutto una lingua che in qualche modo viene poi tirata fuori, no? Io penso
Penso spesso un po' a questa immagine socratica quasi, no? Della maieutica, no? Cioè la realtà, l'emozione che diventa in qualche modo anche la levatrice, tra virgolette, della parola poetica, no? E quindi ogni poesia è frutto di un incontro, che può essere un incontro anche con l'orto di casa, per dire, no? Può essere anche semplicemente l'incontro con se stessi. Nel mio caso è spesso anche un incontro veramente con l'altro o con tanti altri, no? E quindi devo anche allora i miei versi, nel senso che allora qui ci sono Che c'è un io moltissime che si poesie, incontra con me. esatto, in quasi tutte le poesie c'è, anzi in tutte le poesie c'è comunque un io che si incontra con un altro. In alcuni casi questi altri sono davvero persone concrete con cui io ho condiviso una parte della vita o anche semplicemente un'emozione o anche delle esperienze. E quindi da questo punto di vista io mi sono sentita, insomma, di scrivere una dedica a tutti coloro che in qualche modo fanno parte, partecipano della mia poesia, ne partecipano a vario titolo, ne partecipano perché magari senza saperlo hanno stimolato qualche verso, ne partecipano in quanto ascoltatori, ne partecipano in quanto hanno contribuito anche a formare la mia lingua. A formare la mia lingua, a formare il mio tessuto di esperienze, a formare quindi anche tutta quella, come dire, quella lente attraverso la quale poi io mi confronto con la realtà. Questo, forse alla prima domanda un po' Sì, ho no, no, cercato molto di che, ma rispondere. implicitamente anche alla seconda, però se vuoi esplicitare un po'. Ecco, sulla seconda. Insomma, è un atto piuttosto egocentrico scrivere poesia, oppure l'hai già detto, attraverso la maieutica. Egocentrico, cosa vuol dire egocentrico? Beh, sicuramente uno scrive poesie perché si diverte a farlo, perché sennò non lo farebbe, no? Cioè, nel senso, o comunque, cioè, si diverte Grazie. ovviamente non in senso riduttivo, ma perché No, la no, non c'è poesia è niente di più. un'esperienza che in qualche modo aiuta a vivere, e quindi c'è questa dimensione e perché no? Però ovviamente la poesia non è solo questo, poi è anche vero che probabilmente la riuscita o non riuscita anche della poesia rispetto a questa sua capacità di raccontare degli incontri, come dicevo prima, questo poi si misura anche su quella che è la reazione alla poesia, Ecco, no? sì, questo è curioso. Come si misura? Cioè, coloro i quali sono stati occasione di poesia, ne sono anche i principali destinatari? Ma non è detto in realtà. Qualche volta sì, qualche volta no. Banalmente, qualcuno di questi destinatari, a partire insomma dal già citato mio padre, probabilmente non potrà leggere, Ma però. questo non lo escludere, Ma no? questo non lo Ci escludo. sta il No, limbo dopo. esatto. Ma non necessariamente per forza, no? Anche perché poi, ripeto, attraverso le parole magari altre persone leggono le loro proprie esperienze. Certo, Quindi, anzi, è addirittura l'effetto auspicabile. è sì, ma io insomma, ti dirò di più che io stessa a volte quando rileggo le mie poesie dico ma le ho scritte io per davvero? Cioè ad un certo punto poi, ma come in tutte le opere, come dire, sì, sia le opere Diciamo le opere d'arte, figurative, le sì. opere d'arte, Diciamo le ora opere opere d'arte, lo d'arte so che non oso, però insomma immagino, diciamo, oso io. osa tu. La creazione in qualche modo poi ha una vita autonoma rispetto a chi l'ha scritta, a chi l'ha dipinta, a chi l'ha Certo, scolpita, questo no? Ha una sua autonomia, no? sì. E io Certo, stessa sì. in certi momenti leggo e dico, ma caspita, sono stata proprio io a scrivere queste cose? Ah, Quasi con fatto, un senso allora. di invidia verso Ah, che quell'altro bello, che bello, questo lo che è auguro a tutti. riuscito a. Bello, Diceva ora bello. invece no, ora non sarei più in grado, chi lo sa. Sì. No, ma Però a che volte c'è un po' questa canzoniere abbia vita sensazione. indipendente da Petrarca, su questo non c'è il Eh minimo sì. dubbio. La cosa interessante è se abbia vita indipendente da Laura. Per quello ti chiedevo del destinatario, no? Forse anche qui leggiamo, però stavolta leggi tu. Sì. Scegli tu una poesia in cui questo io l'altro può essere forse amore, disamore, Amore e disamore, forse va bene, boh, leggiamo amore e disamore, eh? Amore e disamore. Da tempo ormai non usa frecce, amore, ma una scavatrice apre caverne nell'anima, ventose, dove gettare fondamenta solide,
abbandonate a mezzo dal mio costruttore, che mi contempla riempirle di sabbia, e per disperazione una palafitta, sfinito rimedio, piantarvi, infestata di spifferi e di topi, per poter sopravvivere al muggito oscuro della marea, ma ascoltando la voce del vento che sciama. Di lontano mi guarda e il suo sorriso mi promette un contratto senza speculatori. Bellissima, avete notato anche nel lessico quanto sia forte per l'appunto la memoria e la tradizione, forse anche la diuturna abitudine di spiegare la poesia classica italiana ai discenti, e tuttavia la forza delle immagini dissacranti, dalle frecce Eh sì, all'escavatore, alla palafitta e davvero, addirittura al no? venditore. C'è un'intenzione o c'è un'esperienza dietro a questa Allora, no, dietro a poesia? questa c'era un'esperienza di molti anni fa, però c'era anche poi il bisogno, naturalmente, non semplicemente di misurarvi con l'esperienza dell'altro, ma di capire quanto di questa esperienza poteva comunque essere utile per me, no? E quindi, e anche da questo punto di vista l'utilità della parola, no? Perché appunto molto spesso la parola ha questa funzione anche maieutica rispetto ai pensieri, rispetto anche ai propri percorsi di indagine su di sé, no? E qui quello che io cercavo un po' di esprimere era questa sensazione che a volte appunto legato un po' all'esperienza anche, no? In questo caso appunto di un innamoramento inappagato, diciamo così, questo senso anche di vuoto, no? Di vuoto che si produce, e quindi questo amore che appunto anziché tirare frecce in realtà scava, no? Questo amore scava, e però in questa sensazione di vuoto è importante alle volte anche saperci stare, no? Saper in qualche modo vivere anche questa esperienza, appunto ascoltando la voce del vento che sciama, senza aver paura di farlo. Quindi è terribile, ma da questo vuoto Eh neocavalcantiano, perché è una cosa violentissima, un'immagine violentissima, anche se lo si spoglia della faretra, gli spiritelli che escono dal corpo, scavano il vuoto, qui però può gemmare esatto. una poesia. Può gemmare qualche cosa e anche appunto la promessa di un contratto senza Appunto, speculatori, no? Che finalmente si possa prima o poi invece promessa. ricostruire questa casa e che non sia più una palafitta infestata di spifferi e di topi. Promessa, ma realizzabile, ma no, questo risponderemo nelle prossime puntate, perché naturalmente ci vogliono 2 o 3 vite la prima sezione si intitola Cronotopi, e dicevo che in effetti in questo libro si ha spesso l'impressione che la storia sia geografia, che la geografia sia storia, c'è però Storia è geografia. la storia è geografia. E viceversa. E viceversa, la geografia e storia. Qual è dunque il rapporto? Perché adesso mi è venuto in mente, mentre lo dicevi, Josip Brodsky, qual è la serrata polemica invece contro la storia e poesia. Io credo solo nella geografia, la storia nuoce, ma probabilmente scappando dall'Unione Sovietica sono pulsioni Esatto, comprensibili, comprensibili. comprensibili, sì. Qual è in questo libro lo spazio e il rapporto fra lo spazio e il tempo? Allora, il rapporto fra lo spazio e il tempo è un rapporto assolutamente, come dire, necessario, imprescindibile, inscindibile. Quindi, ora lo so che può sembrare una banalità, ma non c'è spazio senza tempo, non c'è tempo senza spazio. Compreso il tempo della poesia e lo spazio della poesia, no? Lo spazio della pagina, il tempo della lettura, no? Quindi tutto in qualche modo è spazio-tempo. E poi naturalmente in questa mia raccolta c'era proprio una sezione iniziale intitolata Cronotopi, no? Quindi cronotopo, appunto, l'unione di due termini, che uno vuole dire il tempo, l'altro vuol dire lo spazio.
Al di là del fatto che è una categoria che si usa anche un po' nell'analisi narratologica, ma non era questo il senso, diciamo, che io volevo dare, era proprio cercare di raccontare un po' in questo tentativo di autobiografia impossibile, questo intreccio di luoghi che per me coincide anche nella mia storia personale con delle scansioni, con delle precise periodizzazioni, di cui io ho voluto offrire anche qualche spaccato. E faccio una piccola precisazione, però, che è una precisazione probabilmente superflua. E ovviamente l'ordine con cui sono disposti i testi non coincide necessariamente con l'ordine con cui sono stati scritti. Questo vale sempre in No, generale. sì, quasi sempre, ma in questo caso quanto tempo abbracciano? Ecco, perché io non ho sentito un'evoluzione stilistica, Ah, però. tu non hai sentito una. Allora, abbracciano, diciamo, una quindicina d'anni buoni, Addirittura, sì, beh, allora una ho quindicina proprio d'anni sentito male buoni. perché. Una quindicina d'anni, Ci sono. naturalmente poi però ci sono anche delle riscritture, Ah, cioè i ecco. testi, quelli diciamo così, un pochino Ecco, beh, più questo sì. remoti, sono stati ripresi e però anche un po' riadattati, un po' riscritti. Infatti, perché la In mia molti casi, percezione sì. era stata, poi magari ne parliamo invece da soli in più dettaglio, più di una evoluzione quasi tematica o concettuale, per esempio sul piano della metapoesia, Sì, che allora, non le poesie, forse, ma il fatto di quelle. rimaneggiare però un Sì, il testo fatto di. naturalmente Allora, toglie la diciamo percezione stilistica. che le poesie della seconda parte sono poesie. Per esempio, diciamo, ecco, le poesie, quelle che hanno per protagonista l'arcangelo, quelle sono state scritte molto vicine e anche in tempi molto recenti. Mentre invece, per esempio, in questa prima fase, in questa prima tranche, ci sono delle poesie più, tra virgolette, più vecchie e delle poesie invece più recenti, però quelle più vecchie sono state un pochino riadattate. Capisco. Per esempio, per leggere qualcosa, un cronotopo che riporti all'altra radice, visto che quella paterna Sì, l'abbiamo già certo. Borgo esemplificata, Valbelluna. Borgo Borgo Valbellun, andiamo in Valbelluna. ambito a Allora, sbulgio. per esempio, vabbè, qui tra l'altro c'è un piccolo dettaglio anche divertente. Allora, è una poesia che è dedicata a descrivere un po' come avrebbero detto i greci, insomma, no? Qui mi rifaccio un po' la mia formazione anche di studiosa di lettere Prossime classiche. puntate senza classicisti, giuro, perché dopo È la un Daria po' Giglio deve una sorta di essere. ekphasis, no? Cioè di piccola descrizione, in questo caso di luoghi, no? Cioè anche con un elenco di toponimi che hanno a che vedere appunto con la mia radice bellunese in questo caso. Però è una radice Cioè con la bellunese madre. con la madre, esattamente. E qui appunto l'aneddoto divertente è che appunto il paese di mia madre è un paese che si chiama Mel, che viene anche citato nel testo espressamente. E quando io avevo scritto questa poesia, io l'avevo intitolata appunto Mel. E poi per l'appunto è successo che si sono fusi tre comuni, Mel, Trichiana e Lentiai, in un unico comune che si chiama Borgo Valbelluna. E allora a questo punto io ho detto, vabbè, sono anche meglio, no? E quindi ho fatto io stessa Capito. questa crasi nel titolo, no? Che però insomma è Amministrativa. interessante perché appunto forse rispecchia anche di più poi il senso del testo, che effettivamente è un po' un piccolo Sì, viaggio, no? infatti. E però non è, diciamo, questa poesia non nasce da appunto una, come dire, un ripescaggio di una poesia scritta chissà in quali tempi, no? Ma nasce da una rivisitazione di questi luoghi, in particolare appunto alcune estati fa, uno dei miei tanti Un soggiorni, no, nel ritorno. bellunese, è stato un soggiorno particolarmente interessante per me perché è stato un po' come un recupero, no? Un recupero in senso positivo di una parte della mia biografia e delle mie radici con cui ho sempre avuto invece un rapporto piuttosto conflittuale. Vabbè, la leggo a questo punto. Borgo Valbelluna, l'alte betulle e la pietra più bianca, un nastro di tornanti la via cioppa. Lì precipita l'auto alla doppietta,
appesa al bordo dei monti oltre il Piave, e scivola nel Terchi a pelo d'acqua, e prosegue, Fontanella, la fabbrica, tra i campi di Gran Turco Cattedrale dai paramenti blu. La provinciale spalanca verso Feltre il mondo intero, da una parte alla bassa, poi al mare, di là verso il Trentino più civile, oltre la Valsugana un po' scontrosa, i massicci di Rupi e i fortilizi di Primolano. Mel è un crocevia di tante croci, di cancellature, abiure alla bellezza, purulente efflorescenze di case sconce dal benessere, tra più antiche ortensie, alberi e strade, spogli nell'inverno. Ecco, e qui si sente proprio il passaggio, oltre che ritmico, da un inizio più scandito a una conclusione più accurata e distesa, anche l'allargamento tematico, Sì, da quasi assolutamente. un'ossessione nominativa, Sì, esatto. onomastica, elenca, carrellata Sì. cinematografica, lo specchietto e l'automobile, sia ciò che sia, alle case sconce del benessere, Esatto. che è espressione Sì. molto forte e molto adatta ai nostri tempi. Quindi, e ce ne sono tante, ce ne sono, Sì, ce ne, no. spesso si producono passaggi di questo genere. Quindi la Sì. prossima domanda è sulla poesia anche civile. Poesia anche civile. Allora, beh, intanto posso spiegare un attimo anche queste case sconce dal benessere, no? Certo. Perché, allora, oltre che una zona molto, molto interessante da tanti punti di vista, la zona appunto della Val Belluna è una zona che ha Purtroppo. vissuto un boom economico ritardato rispetto invece al cosiddetto miracolo economico italiano, no? Dalla metà degli anni 50. Lì diciamo il benessere è arrivato soprattutto a partire dagli anni 70 ed è un benessere che però non ha comportato, come dire, anche diciamo, dei criteri, innanzitutto non ha comportato una redistribuzione, no? Perché lì diciamo, si tratta di una terra che è molto legata, come dire, alla dimensione anche del campanile, alla dimensione più che al senso dello Stato, al senso civico, al welfare, eccetera, no? Quindi, il ritorno degli emigranti che si sono arricchiti, qui c'è un accenno anche alla fabbrica che diventa la cattedrale dai paramenti blu, Blu. la Zanussi che ha portato comunque tutto un benessere e ora tra l'altro poi la Quasi una Zanussi ha cattedrale quella chiuso. tutta operaia. Esatto, esattamente, esattamente. Era un lembo anche di cultura operaia in una zona invece in un fortilizio democristiano. E poi naturalmente anche la Zanussi ha conosciuto recentemente quel processo di delocalizzazione con tutte le conseguenze, no? Perché poi anche il boom economico del Nord-Est chiaramente è entrato in crisi, no? E in particolare Mel, che è un Poi il centro devastato storico anche molto paesaggio bello, no? Esatto, ultimo. stavo arrivando anche a questo, cioè in questa corsa al benessere, all'accaparramento, al ognuno cercare una felicità per conto proprio, in qualche modo, in questa dimensione anche, no? Della villetta, con garage, del giardinetto, eccetera, eccetera, il risultato è stato anche una devastazione del paesaggio. Che è un fenomeno che caratterizza in maniera particolare soprattutto la zona del Trevigiano, del Vicentino e così via, no? La Bassa, che poi anche, ora tanto possiamo parlare liberamente, Sì, insomma, sono anche i beh, territori, come dire, i fortilizi della Lega, purtroppo, insomma, diciamolo pure, se si può essere espliciti, ma insomma, mi permetto di sì. essere. No, non è un caposoldo. E però, diciamo, in misura minore, però ha coinvolto anche la Val Belluna. E quindi sì, io facevo un po' Sì, questo quasi cenno, no? si Questo sente anche cenno. già. E questa coesistenza appunto tra questo benessere così che però non si è tradotto poi in un miglioramento della qualità complessiva, no? Del tessuto sociale, anzi semmai ha distrutto anche quella dimensione anche di solidarietà comunitaria che esisteva prima, no? Nella tradizione contadina. Certo, anche perché era già epoca consumistica, quella del Esatto, print, quindi esattamente, pasolinianamente, che non a caso non esatto. viene nemmeno da molto E che lontano, però convive anche invece con cancellato. i segni della storia, no? Perché Melle è un paese con un centro storico bellissimo, no? E qui c'è il ricordo delle ortensie che caratterizzano i cortili del centro Questi per storico. fortuna sopravvivono finché non c'è, Eh sì, però. però con tanta Sì, sofferenza, sì. esatto, Quindi là, sì. implicitamente hai già risposto che la poesia bisogna che sia anche civile, ma
siccome l'argomento non è né molto di tendenza, né molto efficace, pare, no? Perché la poesia si ha al pubblico sempre più ristretto, sempre più difficile. Allora, come differenziazione, qual è secondo te lo spazio che rimane oggi per la poesia civile, anche dentro di te, proprio nel tuo laboratorio, nei tuoi progetti? Ma allora, quando prima parlavo della poesia che nasce sempre da un incontro, ovviamente in questo incontro è naturalmente anche contemplata la dimensione come dire, della reazione di fronte a quanto accade. Quindi, come dire, la poesia civile non è qualcosa, secondo me, di scorporabile dal resto della sensibilità di una persona, perché ovviamente ognuno di noi è, come dire, un essere che vive delle proprie esperienze, emozioni, ma è anche un cittadino, è anche una persona che si misura con questa dimensione. Almeno per me è così e per me è assolutamente imprescindibile. E tra l'altro, come insomma, se ne parlava anche prima, ho anche, diciamo, nel mio laboratorio, no, nella Per mia. quello. Tante poesie che sono scaturite appunto da occasioni di poesia civile, per usare la tua espressione. Prima o poi mi piacerebbe anche cercare un po' di rimetterle insieme, insomma. Tra l'altro, su questo avremo anche un esempio. Abbiamo avuto la volta scorsa con Daria Gigli un esempio di poesia molto ampia sullo spettro dei riferimenti culturali, però eminentemente lirica in questo senso, non separata dalla dimensione che pure esiste nella persona. Vabbè, segnalo però che in questa persona esiste più che in molti di noi. Dovremmo prendere ad esempio, io se fossi in grado, mi piacerebbe tornare a vivere come lei riesce a vivere l'impegno sociale. Passiamo però a una dimensione apparentemente, a meno che tu non voglia leggere ancora, o tu non voglia che io legga ancora qualcosa sull'aspetto civile, ma visto che forse la stiamo facendo lungo, Come vuoi? saltiamo, non so, Come vuoi? avevamo previsto qualcosa, mi sembra, ma Avevamo mi sono un po' previsto il Parco di confuso. San Salvi, credo. Ecco, avevamo previsto il Parco di San Salvi. Allora leggiamolo un po', che però è lunghetto, non so se. Lo senti, il salmo verde del fruscio sul respiro dolente, diroccato, dell'uomo rinchiuso, incamiciato nei suoi incubi, per inabitudine in eccesso, a tutto il dolore indotto della donna, dai sogni eviscerati con i cavi elettrici, e tu t'affacci sull'orlo del piscio e della serratura e gridi accetto, che lo sentano i camici bianchi, e ti penti all'imbocco del domani sagomato con la biura. Queste piante rinfrescano ustioni di memoria, ne levigano le screpolature. Indenni scamparono a un crollo di nuvole estive rattoppate dai tiranti, sartie di navi per approdi inesistenti con più cura dei vecchi pazienti. Sormontano il ferrigno sdipanarsi di lamiera che cinge lo sfrecciare del mondo, ma le radici scrivono nell'umido planimetrie di fuga clandestine, tese al binario, stazionario il volere solo in apparenza. Per non. Mi Basta. sembra. Sì, anche qui era una poesia appunto scaturita, così come facendo tutte le debite distinzioni via 20 settembre, da un'occasione, cioè di una passeggiata nel Parco di San Salvi con mia figlia e un'amichetta, e la riflessione anche su quello che era il manicomio di San Salvi, no? Naturalmente. Che naturalmente, insomma, come è evidente dai Beh, testi naturalmente, però in precedenti. effetti non dovremmo dare per scontato che il nostro pubblico sia Sì. tutto fiorentino, quindi magari puoi spiegare questo.
No, il parco di San Salvi ospitava naturalmente il manicomio, Ospitava il manicomio con tutto quello che questo comporta. E quindi entrando lì, come dire, è impossibile, per chi lo sa ovviamente, non fare i conti con questa memoria che è una memoria lacerante, no? È una memoria anche dove c'è una storia anche, beh, sicuramente anche di storture ovviamente della medicina e della psichiatria. È la memoria di un'istituzione totale, è una memoria anche di persone ridotte ad una condizione disumana, no? Disumana. E questo è un aspetto su cui non ci si può non interrogare, no? Non ci si può non interrogare, e quindi che io ho cercato un po' di evocare Sì, hai all'inizio. fatto benissimo, in un tempo in cui si sta perdendo la Sì. percezione di quanto siano fondamentali le conquiste civili, Sì, esatto. quanto sia faticoso Sì. ottenerle, quanto sia facile perderle. Esatto, sì. Sì. È una cosa di cui forse già la nostra generazione, ma comunque le successive, faticano purtroppo a rendersi conto, ci stanno sgretolando tutto. Quindi Franco Sì, quindi Basaglia è questo. veramente una specie di icona che dovremmo custodire. Sì, però al tempo stesso, come si vede su tanti altri fronti, no? Anche diciamo, l'impostazione di Basaglia viene messa in discussione, poi per carità ora non entriamo in No, una per questione carità, che perché è porterebbe via discutibile. Sì, troppo no, hai tempo, ragione, io per non ho neanche carità. le competenze per farlo, però era per dire ancora una volta come appunto la parola non è semplicemente un dovere etico, non so come dire, è qualcosa ancora precedente, è un elemento quasi antropologico, no? Cioè l'uomo, come dico sempre, è Sì. un animale sociale, quindi il poeta è un essere umano, non è che abbia uno status Certo, no, però c'è diverso qualcosa rispetto. specifico della parola poetica, Eh non è sì. necessariamente questo qui, che tu gli attribuisci, questo qui Sì. che invece spero che possa tornare ad essere anche rilevante, vorrei dire, no? Nell'ambito di un dibattito. Insomma, una volta mi ricordo quando morì Pasolini, che Moravia disse: "Ma vi rendete conto che abbiamo perso un poeta, Sì. dice, ne nasce uno ogni sé". Questa è una cosa che... Non, sì, va bene, l'uomo, l'intellettuale impegnato, l'uomo politico, cioè, ma noi abbiamo perso un poeta e per questo siamo tutti più poveri. Ecco, questa è una delle tante cose di cui queste cattedrali in blu ci hanno defraudato. Però c'è anche invece una riflessione metapoetica o comunque intorno alla poesia che affiora un po' carsicamente dappertutto, già nei testi che sono stati letti è percepibile in filigrana e che però quando affiora lo fa in maniera non so quanto programmatica, però talmente felice da essere stata scelta dall'editore per la quarta di Sì. copertina. Allora ti pregherei di leggere Sì, questo la quarta breve di bellissimo copertina. Sì. testo intitolato Poesia. Poesia, sì. Allora, beh, prima lo leggo e poi dico qualche cosa sul perché l'ho collocata qui, però. Poesia. Resta l'arte impossibile, pregiata, di legare la polvere, la coazione a scavare cunicoli con nude mani tra mura trasparenti. Allora, non è semplicissimo, come dire, fare l'esegesi di questo testo per quanto breve e per quanto l'abbia scritto io. Come spesso succede, no? Allora, intanto è una poesia che io ho collocato alla fine della seconda sezione, che è intitolata appunto Scissioni. Ed è la sezione più, tra virgolette, drammatica per certi aspetti, no? Cioè dove io ho cercato un po' di raccontare, anche se in maniera allusiva, metaforica, attraverso, diciamo, dei piccoli lacerti, dei piccoli momenti, tanti elementi appunto di difficoltà, di conflittualità, insomma, legati alla mia esperienza familiare e anche però alla mia esperienza personale. E in tutto questo, appunto, la poesia che rappresenta in qualche modo anche però una piccola luce, Non perché la poesia debba supplire a quello che non si riesce a fare nella vita, non è questo il senso, no? Non è. Anche se, voglio dire, sarebbe comunque un nobile
Sarebbe più Una che nobile sarebbe più sufficiente, che ma sufficiente, no? Ma non è solo questo, è che la poesia, quindi al di là del valore che può avere anche come forma di compensazione, o meglio anche di terapia, rispetto alla sofferenza, Ah, questo è rispetto al dolore, interessante, no? sì. Cioè questa dimensione anche terapeutica. Ma tornando a quel ragionamento che facevo prima, cioè su questa valenza anche maieutica della parola, la poesia in questa terapia può aiutare a chiarire tutta una serie di nodi, appunto, no? Di scissioni, e quindi in qualche modo anche aiutare piano piano a ricomporre. E infatti non è un caso, come dicevo prima, che io l'ho voluta situare alla fine delle scissioni che preludono invece alle Alle suture, no? suture, Alle suture, sì, no? quindi. Che sono suture, sì, che riflettono chiaramente, diciamo, da una parte certamente anche una maggiore consapevolezza e una maggiore capacità anche di vivere le esperienze, ma poi sono anche, come dire, ho voluto raccontare attraverso la poesia anche quelle tante suture, tra virgolette, quei tanti rammendi, no? Che la vita in fondo concede, no? E per cui bisogna essere grati, Eh insomma. sì, e come no? Importantissimo poi fare, non solo per il gesto che questo comporta verso l'altro, ma anche proprio rendere grazie. E questo qualche volta, Sì. insomma, noi che siamo ancora in ambito post-romantico ci dimentichiamo che la poesia non è solo dolore, è tutt'altro. No, infatti la poesia è anche stupore in molti casi, no? Quello È specialmente anche forse, sì. stupore proprio anche di fronte alla bellezza, di fronte alla bellezza che si può ritrovare in qualsiasi occasione, a volte anche E in mi maniera pare assolutamente ispirata. che anche nella parte finale del primo testo, o no, non è questo, no? Nella parte, invece nella conclusione proprio di suture, o addirittura. Nella conclusione di suture, eh sì, c'è lo stupore per questa piantina che è sbocciata Ecco, nelle grazie, era lì, sì. Perché non la ritrovo? Ma me la sì, puoi? è a pagina 63, 63. Questo affacciarsi sì, e della tra vita. l'altro c'è appunto, è una poesia che è praticamente un intarsio di citazioni dantesche. Citazione di Dante, infatti è per quello me l'ero appuntata, Sì. perché oltre a questo bellissimo sbocciata a caso Sì. come grandi spelta Sì. nell'attossicata selva urbana, cresce un'umile piantina nel cemento del terrazzo. Io, amorevolmente, raccolgo il purgatorio col commento di sermonti dal pavimento di cucina. Riluce il cielo alla porta finestra spalancata. Così penso dal canto 28esimo, piovuto quel seme del germoglio. Ecco, perché c'è appunto la gratitudine, la pioggia della vita, il cielo, la terra, l'unione, e poi questa, va bene, chi mi conosce sa che sono anche personalmente molto legato a Vittorio Sermonti e ormai anche professionalmente a quell'altro autorino di cui non ricordo il nome, che Vittorio commentava e che è molto presente in citazioni esplicite, sia in tempi, c'è addirittura la citazione di un volume che poi commenta un Eh sì, altro eh sì. volume, sgorgata nella più invece immediata e quotidiana delle occasioni. Questo mi conduce a un'altra domanda, di un'altra sensibilissima lettrice, a proposito del ruolo della tradizione poetica nella tua poesia. Puoi dirci qualcosa in proposito? Sì, Ovviamente c'è allora. anche molto Novecento qui, adesso Dante purtroppo è per me una maledizione, però No, sa. allora sicuramente c'è molto. Allora, insomma, mi è capitato di dire più volte, noi chiaramente abitiamo la nostra lingua, no? La lingua che parliamo. E nella lingua che parliamo c'è anche tutta l'eredità del come questa lingua è stata usata da altri, no? Specialmente quando questi altri, come dire, sono state persone anche di un certo livello.//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 
e di una capacità linguistica ed Perché hanno espressiva contribuito a inarrivabile, no? formarsi, sì. La lingua in cui pensiamo, oltretutto. Esatto, in cui parliamo, in cui pensiamo, no? Perché la lingua e il pensiero sono ovviamente strettamente inscindibilmente legati. E in più, nel mio caso, c'è anche l'aggravante che io, appunto, facendo l'insegnante d'italiano a scuola, i testi io li frequento pressoché quotidianamente. E quindi per me la citazione non è, come dire, l'ostentazione, io questo lo so perché non avrebbe veramente, veramente senso. Per cui in qualche caso può darsi anche che scatti una memoria involontaria sulla quale poi agisce anche però a posteriori magari la mia consapevolezza. In qualche caso la citazione è esplicita ed è una citazione che vuole essere anche un po', come dire, anche un po' sempre con leggerezza, autoironica, no? Nel senso che cioè è un omaggio a chi quella sensazione, quella piccola esperienza, quell'incontro ha saputo già raccontarlo molto meglio di me, no? E quindi ecco, anche qui, diciamo, probabilmente, no, anzi sicuramente quando io ho scritto questa breve poesia, io stessa ho sorriso del fatto, dice, ma guarda, dice, no, che combinazione, no? Io sono qui che raccolgo per terra il purgatorio col commento di Sermonti, che è quello che spesso utilizzo anche a scuola, e per l'appunto qui è nata una piantina, no, che sembra, il cui seme sembra caduto appunto dall'alto, no? Più con un piccolo cortocircuito fra appunto il paradiso terrestre e invece l'inizio che La ricorda selva piuttosto la selva dei dei suicidi del suicidi. tredicesimo canto dell'inferno, no? Quindi c'è una doppia citazione. E però quello che, Che per fortuna ripeto, prevale però l'atmosfera esatto, prevale l'atmosfera purgatoriale, purgatoriale, mentre no? sul Questa, suicidio è piuttosto esatto, una rinascita in questo non caso. solo purgatoriale, ma del paradiso Del terrestre, quindi paradiso siamo già in terrestre? una fase, come dire, avanzata del viaggio dantesco e, come Quindi le dire, piante che scaturiscono da altro e più alto seme. esatto. Tra le molte, però adesso andiamo verso la conclusione perché sia la nostra che l'altrui esistenza è forse tra le molte curiosità specifiche c'è quella della figura ritornante a cui tu stessa hai fatto prima allusione, no? Cioè l'arcangelo, questa specie di assoluta alterità che ritorna. A proposito dell'alternanza, però, dunque, abbiamo visto le scissioni, poi le suture e in conclusione i doppi nodi, no? Che appunto tentano di spesso riprendere temi, immagini, tra l'altro con un chiaroscuro molto forte, appunto, non è una soluzione pacifica, non è una soluzione affatto, come No, no, giustamente dicevi certo. tu, è piuttosto un nodo che uno sciogliersi e il tessuto ricomposto è ricomposto di smagli, dicevo, attraversato di vento, attraversato d'altrove, le dita che nel ricucirlo lo carezzano benevole sembrano rimpiangere la lacerazione. Cioè quasi nel momento in cui riannodi c'è quasi la nostalgia. E infatti torna subito perché c'è la ribellione della figlia, c'è l'inaridirsi dell'amore, c'è questo arcangelo su cui poi appunto vorrei che tu dicessi una parola in più e poi lo leggiamo magari. Eh sì, certo, poi lo leggi tu magari Perché l'arcangelo è l'arcangelo. sempre. Allora, sono diverse le poesie in cui ritorna questo arcangelo. Vabbè, chiaramente l'arcangelo è una figura, come dire, se vogliamo anche allegorica, usiamo pure questa categoria, che rimanda naturalmente all'episodio dell'Annunciazione, no? L'arcangelo è qualcuno che arriva all'improvviso e dice tu farai questo, no? E la persona ovviamente, nel caso più famoso ovviamente è Maria la Madonna, dice no, come, ma io proprio io, no? Cioè io non conosco uomo, io non sono in grado, io non sono, ma tu non ti preoccupare, questo è quello che devi fare, questo è il tuo destino. È la Allora, poesia, l'arcangelo, il allora fare non la è solo la poesia, poesia, non è. non è solo la poesia, l'arcangelo è tutto ciò che in qualche modo chiama a qualcos'altro, chiama a rimettersi in gioco. Chiama a una dimensione che è altra, ma che contemporaneamente rappresenta anche l'occasione di realizzazione del sé, no?
Quindi lo possiamo anche leggere in termini un po' forse junghiani, insomma, l'animus, Addirittura, allora sì, siamo ancora nel paradiso cioè, terrestre. e quindi ha un po' questa valenza molteplice, no? E per me l'arcangelo vuol dire anche questo, cioè sei in ballo, ti trovi, a questo punto reagisci, prendi su di te quello che tu stai vivendo, no? Cioè Quindi questo anche rappresenta è la l'arcangelo, seconda no? volta oggi che metti immagini alchemiche. Non so Beh, se è interessante. sì, questa è un po' l'idea ed è questo forse anche un po', se non, diciamo, se non la soluzione, però è sicuramente l'apertura di una possibilità, no? In fondo, che poi può trovare realizzazione in tanti modi. Lo vuoi Devo leggere tu? leggere. Ma sì, dai. L'arcangelo. Sono dita di fuoco a disfiorare la scorza del cuore, forastico, inselvatichito demone che ha coltivato assenze, mietuto, silenzi, illuso di far spazio alle sue ali. Sfrigola, il ricordo se lo sfiora parola per parola, come goccia di fiamma che l'incide e lo feconda. Perché l'arcangelo taglia la strada alla pienezza, così come impazza quando vi trova il vuoto e più vi brucia, s'abbarbica alla prima per provare la forza della luce e poi concedersi d'essere fragile. Ecco, con questo augurio che ciascuno trovi e lotti anche con il suo angelo o arcangelo, con la sua terribilità e la sua necessità, il suo varco di luce e di possibilità, io di nuovo consiglio a tutti voi, ringraziando il teatro per l'ospitalità e chiunque abbia avuto la pazienza di seguire questa presentazione per averla seguita, di leggere e acquistare questo bellissimo libro di poesia in un tempo in cui, forse un po' più di un anno fa, di poesia c'è bisogno. Grazie. Grazie.